Gli attentati terroristici non mi fanno paura. Quando è successo a Bruxelles io ero sopra in un edificio che è sopra la metropolitana in cui è successo, quindi ho visto il fumo uscire, ho visto i soccorsi arrivare. È una cosa che ho sentito molto vicina. Però se c'è una cosa che non ho mai provato è stata la paura. Abbiamo aperto la finestra del mio ufficio e c'è entrata dentro una discreta nuvola di fumo, quindi siamo rimaste appunto un attimo alla finestra, non sapendo bene cosa fare. E abbiamo visto appunto la polizia che iniziava a chiudere la strada, a deviare il traffico, per permettere poi successivamente ai soccorsi di arrivare. Rimanere seduti in un corridoio, avendo come unica cosa da fare quella di rassicurare le persone che ti scrivono, è una cosa bella perché ti senti circondato di tanto amore, però diciamo che ti senti anche un po', non lo so, inutile. Ci hanno poi fatti uscire, avevano creato una sorta di percorso in sicurezza all'esterno, che era appunto presidiato dalle forze dell'ordine fino a un punto che loro ci avevano indicato, in cui noi dovevamo recarci a piedi e da lì disperderci per raggiungere le nostre case senza creare grandi gruppi di persone. Questa sorta di camminata spettrale, circondati solo da forze dell'ordine, è stata forse la cosa che più mi rimane impressa di quella giornata. Una volta arrivata nel punto che loro ci avevano indicato, la mia prima sensazione è stata il sollievo, ma non tanto perché ero fuori, perché volendo ero ancora esposta a qualsivoglia tipo di attacco, ma sono rimasta sollevata perché una delle prime cose che ho visto erano persone che facevano jogging e ho pensato che bello che questi sono qua a correre, come probabilmente avevano deciso di fare già ieri sera, e sono qui a correre nonostante tutto. Mi è piaciuto il fatto di trovare i supermercati ancora aperti mentre tornavo a casa. Non lo so, mi ha dato un po' appunto quella sensazione che per me è importante, di dire non ci siamo fermati neanche per un secondo. Ovviamente i miei hanno paura che rimanga vittima di un'esplosione in metro o altrove. Mi hanno chiesto di rimanere, gli ho detto no, loro non hanno insistito e ho solo paura che loro si possano colpevolizzare di una scelta che ho fatto io, insomma. Esco di casa con tutte le mie borse e mentre vado alla metro il mio ragazzo mi avverte che in realtà l'aeroporto di Zaventem era appena stato fatto esplodere. Quindi ho obliterato correndo con il telefono nell'altra mano e mi sono infilata nella metro che stava ripartendo, cosa che non faccio mai, nel senso che di solito le metro sono ogni 4-5 minuti, quindi io quando sento che la metro arriva proprio rallento per prendere la successiva, perché fondamentalmente sono pigra e aspetto la metro successiva. Riattacco che sono a Malbec, alla stazione di Malbec, lui mi dice dove sei, gli dico sto arrivando a Malbec, finisce la chiamata, io continuo e scendo alla fermata successiva che è Arlois e sono le 9:10 quando io scendo a Arlois. Salgo di un piano e mentre controllo di essere sulla buona linea, perché la prendo di rado quella linea lì, sentiamo questo boato, un rumore, proprio un fischio e poi uno scoppio, come se fosse un palloncino accanto al tuo orecchio, ma abbiamo sentito che era molto più forte. Allora, sul momento devo essere sincera, non so se avevo capito o no che cosa fosse, so solo che è calato il silenzio, quindi ci siamo guardati tutti, abbiamo guardato in direzione dello scoppio, ma essendo proveniva dal piano inferiore, la stazione in costruzione, le stazioni sono molto ravvicinate qua tra l'altro, l'una dall'altra, quindi nessuno ha pensato fosse una bomba, io non l'ho pensato,
E la cosa invece che mi ha fatto riflettere è quando sono uscita in superficie, che mi sono trovata tutto il plotone di poliziotti armati che stava scendendo la via in direzione della metro, che poi ho scoperto essere esplosa, e dei soldati armati che controllavano l'uscita della mia metro. Allora lì ho capito che il rumore era un'esplosione. E sul momento però non ho neanche avuto paura, perché io stavo bene. Quindi devo essere sincera, non so perché non ho avuto reazioni immediate. Consciamente, perché invece poi inconsciamente ho inviato dei messaggi vocali su WhatsApp in cui sto piangendo, dicendo che sono appena uscita dalla stazione della metro ma sto bene e che ho sentito tutto, però io non ho il ricordo di aver fatto queste registrazioni. Se non correvo inconsciamente dentro alla metro che stava partendo, mi sarei ritrovata nella metro che esplodeva. E questa consapevolezza è quella che mi mette proprio la paura blu. Poi però è stata tutta una giornata surreale, perché ho preso un tram per andare verso la scuola, ci hanno fatto scendere perché forse a bordo c'era una bomba, ma ce l'hanno detto mentre stavamo andando, quindi io ho pensato fosse uno scherzo di cattivo gusto, perché mentre noi eravamo seduti il conducente ci avverte che ci potrebbe essere una bomba a bordo e discendere il prima possibile, ma siamo dovuti arrivare alla fermata successiva per scendere. Quindi era un po' surreale, perché se c'è una bomba, cioè, mi fai scendere in mezzo alla strada, non vedo. Quindi era tutto così, la signora anziana accanto a me che si è alzata per prenotare la fermata, così mi ha detto usciamo. Il fatto che tu ti senta colpito, tu ti senta un bersaglio nella vita quotidiana, a lungo andare, secondo me, ha una forza che logora. Mi viene da guardare le borse, quanto sono grandi, se potrebbero o meno contenere una bomba, che poi consciamente non so neanche come sia fatta una bomba, quindi le posso anche guardare le borse, ma non lo saprei mai, insomma. Però lo fai. Come quando ti chiedono se sta bene, che mi guardo le mani e i piedi se sono ancora attaccati. Non so perché, però mi sono resa conto che ultimamente come stai mi guardo le mani e i piedi e poi rispondo. L'estraneo non mi provoca paura. Non è quello che non conosco che mi preoccupa. In un certo senso ho paura che le persone possano chiudersi troppo. Non ho perso fiducia nella società in cui vivo, però io la vivo in modo un po' più pauroso. Tante persone tendono a chiudersi vista la catena di eventi che sta accadendo, e non credo che sia però una risposta giusta. È appunto il chiudersi la cosa di cui bisogna avere paura, non tanto l'aprirsi. Questo non mi impedisce di andare in piscina, di andare in palestra, di continuare ad andare al lavoro ai miei stessi orari. Quello che noi conosciamo è un po' un punto fermo, è un po' una nostra sicurezza. E quello che non si conosce fa paura. Credo che quando ci si trova confrontati a realtà come quelle odierne, cioè la risposta sia andare a scoprire le ragioni, a capirle per quanto siano magari assurde per noi, e magari cercare un terreno di scambio, un confronto. Il fatto che tu ti senta colpito, tu ti senta un bersaglio nella vita quotidiana, a lungo andare, secondo me, ha una forza che logora, è una paura che intacca questa fiducia, questa generosità. La paura non deve impedirti di prendere delle decisioni e di continuare e di sperare, perché la speranza, anche che sembri un po' meno rosea, la speranza c'è. Trovo che sia la mancanza di conoscenza dell'estraneo che crea paura, e quindi la conoscenza è l'unica cura.